Gli anni 90 sono stati ovviamente un passaggio cruciale della storia del paese e direi anche della mia vicenda personale. Se lei pensa che appunto nel 90 c'era ancora il PC, eravamo nel pieno di una trasformazione drammatica del nostro partito e alla fine degli anni 90 io ho festeggiato il Capodanno a Palazzo Chigi come Presidente del Consiglio. Insomma, sto dall'idea che gli anni 90 sono stati gli anni di un vero passaggio d'epoca, collettivo e anche per quanto mi riguarda personale. La caduta del muro di Berlino segnò la fine dell'esperienza comunista e la necessità di un cambiamento. E dall'altra parte tutto l'edificio dei partiti di governo, del pentapartito, era un edificio che si era consumato, erano marcite proprio le assi portanti, le strutture portanti, per cui quando cambiò, finì la guerra fredda, che in qualche modo ingessava il sistema politico italiano come proprio se fosse il gesso che nascondeva le fratture, diciamo. A quel punto il sistema crollò e si aprì una crisi drammatica. Però io ritengo che negli anni 90 ci fu anche il tentativo di costruire una risposta a quella crisi, cioè ci furono tutti e due questi fenomeni. Ci fu la crisi del sistema dei partiti e ci fu il tentativo di avviare una risposta positiva alla crisi del sistema dei partiti. Io credo che se noi guardiamo all'avvio di riforme strutturali, in particolare diciamo l'avvio della riforma delle pensioni, perché le grandi scelte col passaggio al contributivo avvengono negli anni 90, altrimenti noi avremmo avuto il collasso del sistema previdenziale italiano. Le misure di Bassanini, da cui oggi si vuole ripartire, diciamo, per la semplificazione dell'amministrazione pubblica, le riforme politiche, in particolare la legge elettorale uninominale, l'elezione diretta dei sindaci, la nuova legge regionale. Insomma, il paese uscì dalla crisi. Noi arriviamo alla fine del decennio. Noi entriamo nel decennio, nella bufera, e lo concludiamo in una situazione di ripresa economica, crescita dell'occupazione, stabilità dei conti pubblici, riduzione del debito, protagonismo in Europa. Insomma, non mi pare poco, diciamo, da questo punto di vista.